cosa ti porti dietro però, perché ho visto un meraviglioso video tutorial su come preparare lo zaino. Se volessimo riportarlo ai nostri amici di Viaggiare con Lentezza, che cosa gli suggeriresti? Allora, nello zaino non può mai mancare un rotolo di carta igienica, un coltellino svizzero e una corda. Questi sono i tre oggetti che devono esserci. Il resto dipende da noi, dipende da dove viaggiamo, dipende dalla durata del viaggio, dipende da tante cose. Io stesso, se penso ai riguardo il video del primo zaino che ho fatto partendo, ero pieno di roba superflua. Davvero? Sì. Ho deciso di fare il video tutorial alla fine proprio perché ormai avevo raggiunto quell'esperienza che permetteva davvero di dare delle tips utili. Comunque di base bisogna sapersi vestire a cipolla, a strati, perché chiaramente questo ti permette di viaggiare attraverso tutti i diversi climi della terra, permettendoti di avere con te poca roba, perché l'essenziale è viaggiare leggeri. Più leggeri si è, più è facile viaggiare e meno si ha paura del prossimo. È una cosa che hai avuto durante il tuo viaggio? No. Proprio sei partito già col fatto... L'ho superata con uno sforzo mentale. Non potevo permettermi di avere paura del prossimo, perché se avessi cominciato a avere paura del prossimo, il mio viaggio sarebbe interrotto presto. Non so quando, non te lo so dire, perché è stato uno sforzo mentale che sono stato ben contento di fare, ben contento di compiere, però è un passaggio mentale imprescindibile per un viaggio di questo tipo e forse anche il più complesso da fare per la zona di comfort dove siamo abituati a vivere. Dunque, siamo usciti quindi di casa con il nostro zaino ben preparato. 20 kg il primo giorno, poi sono tornato con 17, quindi... Beh, vabbè, però sappiamo qui... Avevo circa 5 kg di materiale per il diabete, quindi parliamo di insulina, strumenti diagnostici, strisce reattive, aghi, pungidito, tutto questo. Non solo, avendo impostato un progetto di videoblog, sì, giravo anche col computer, due fotocamere, videocamere, microfoni, trapiedi, GoPro, beh, la GoPro leggera, costa meno. Le power bank, il pannello solare portatile, tante cose che ovviamente in un viaggio normale, se uno non vuole condividerlo come ho fatto io con i video, non sono necessarie. Quindi sono sui 20 kg con cui ero partito, ma strettamente correlati alla mia avventura.